In questo periodo in cielo c'è il fenomeno delle cosiddette stelle cadenti, chiamate lacrime di San Lorenzo o Perseidi. Questo accade perché minuscole particelle di sabbia entrano in contatto con l'atmosfera, si incendiano e quindi provocano delle scie luminose. Queste minuscole particelle di sabbia altro non sono che residui del passaggio della cometa Swift-Tuttle. Quindi, quando l'orbita terrestre incrocia l'orbita che era stata seguita all'epoca dalla cometa, ecco che queste schegge di sabbia entrano in contatto con l'atmosfera e si incendiano. Il massimo dello sciame meteorico non si ha la notte del 10 agosto, ma nella notte fra il 12 e il 13 di agosto. E comunque si possono vedere circa un centinaio di meteore all'ora, anche se quest'anno avremo purtroppo il disturbo della luna piena, però recandosi in zone sufficientemente buie si può comunque gustare il fenomeno in tutta la sua pienezza. Per osservare lo sciame delle Perseidi, diciamo subito che l'uso del telescopio è assolutamente inutile perché il telescopio inquadra una porzione limitata di volta celeste, mentre lo sciame delle Perseidi, come tutti gli sciami meteorici, interessa una vasta porzione di cielo. La cosa migliore è recarsi in una zona sufficientemente buia e guardare verso nord-est, dove c'è la costellazione del Perseo, che è la costellazione che dà il nome allo sciame meteorico ed è quella dalla quale sembrano dipartirsi i raggi delle meteore. La sezione astrofili dell'Osservatorio Astronomico di Genova è nata nel 1961, a seguito dell'eclisse totale che si verificò sulla nostra città. Poi nel 1984 è stata completata la costruzione dell'osservatorio come struttura e da quel momento quindi l'osservatorio è a disposizione anche del pubblico, oltre che dei soci, per l'osservazione del cielo. L'Osservatorio Astronomico di Genova è aperto per il pubblico il primo sabato di ogni mese nel periodo da settembre a giugno. Per iscriversi, quindi per diventare soci dell'Osservatorio Astronomico, è sufficiente contattarci recandosi in osservatorio o recandosi presso l'Università Popolare Sestrese. Inoltre è possibile contattarci attraverso il nostro sito internet che è www.oagenova.it.